Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Lorenzo Bucci e oggi è un nuovo video sull'apicoltura. Più precisamente andremo a fare trattamento dell'acido ossalico, che è un trattamento che serve per combattere l'acaro della varroa, che è diciamo questo acaro che si insidia dentro le celle e poi quando nascono le nuove apine. Sì, lei nasce, nel senso lei nasce, lei si continua a sviluppare stando addosso al corpo delle api, nutrendosi. E se c'è, diciamo, un'infestazione molto alta, può arrivare fino proprio a deformare le api. Quindi senza un'ala così, e può portare fino alla morte della famiglia, che principalmente in questi anni è, diciamo, è la cosa che può portare più facilmente alla morte di una famiglia. Passando tutte le altre malattie, però questa è quella più comune, che l'unico rimedio è questo, l'acido salicilico, o se no la pistan, tutte delle altre cose. Noi usiamo sempre l'acido salicilico, anche per l'inverno non ci piace, nel senso non piace a me il sublimato perché, non lo so, uno perché è rischioso per noi anche se abbiamo tutta la maschera, però proprio non mi piace. Poi anche per le api non mi piace dargli sublimato. Preferisco dargli gocciolato quando c'è delle giornatine calde come oggi, per 4 volte in ogni settimana, almeno così si copre tutto il ciclo della covata. Sì, bisognerebbe fare il blocco all'ovata, bisogna essere certi di fare il blocco all'ovata, però io non lo fo perché tanto lo faccio uno ora nei periodi d'inverno. E poi dopo, quando abbiamo tolto i melari d'estate. Però nulla, metto guanti e oggi ho portato la pettorina e si va a aprire le case. E più ho portato anche un po' di candito, se guardo se manca qualche cassetta, glielo metto, l'ho portato 2 kg. Meglio di nulla. Ci si vede dopo. Mettiamoci i guanti. Oh, vai. Come vedete sono abbastanza attive. Se riesco. C'è anche importazione del polline. Oh, lo vedete questa pina qui, c'ha le gambine del polline. Ora si scopre tutto e iniziamo a fare trattamento. Allora, questa non è mangiare, pesa, prendiamo un po' il fumo, un po' finita questa, comunque si dà questo periodo di inattività, adesso i video ce l'ho pronti, registrati, manca il fatto di editarli. E quello è il processo lungo che non faccio. E l'acido salicilico non si dà con questa, con la siringa. Si dà 5 ml per telaino. Lo verso dentro. Questo lo chiudo qua. E lo appoggio. Andiamo ad aprire la cassa. Romero non fa nemmeno a tirarle su. Vedete come sono attive. Queste sono casse da 10, quindi 50 ml. Poi ovviamente le faccio un pochino meno io, perché questo è un telaio trappola, quindi e 20. L'importante
spero di non prendere la regina, perché sennò diventa sterile e questo noi non lo vogliamo. Se si togliessero da qui questa che non mi rompono. Yeah. E una fatta. Vedi? Quello che mi voglio. Questo l'ha fatto mio babbo, se lo voglio. Quello che mi voglio che loro aprivano qua. E avevano tutto il nido aperto mentre mangiano il candito. Il resto è la mia preoccupazione. Perché? Per questo io me non mandava bene come tecnica. Guardiamo un po'. Cavolo che mi imbilico. Perché soprattutto per il freddo, per il tempo. Vedi? Guarda che cascata, madonna. Queste tre sete l'hai. Quindi 5 sarebbe 30. Io non lo do, perché questo è durante la trappola. Questo sarebbe già il terzo trattamento che gli abbiamo fatto durante il periodo. Quindi sarebbe la terza settimana. Controllo un po' la situazione. Questo è in mangiare. Però dai, avete visto? Iniziano a fare il buchino. E mangiucchiano, mangiucchiano, mangiucchiano. Prova a tirare su un traino. E dai, questa. No, sì, quello è dietro. Ma questo è tutto miele morbido che hanno da scorte. Rompiamo in animo. Se l'avete visto mi si arrabbia. Non gli vogliamo dare noia. Prima di sta sete non li si può. Che non avendo il vassoio sotto per l'antivarroa non si può controllare questa. Però vabbè, si fa una stima. Facciamolo poi in questo, c'è il traino. Ciao. Il diaframma. Questa. Questa pesa. Molto. Pesa molto, ma le ha preso poche. Come mai? Questo non te l'hai trappo. C'è molto umidità.
Ormai in questa umidità, pure il mangiare ce l'ha. Dovrebbe essere quella varrò, può darsi, eh? Anche questo, guardate. È duro, quello non sto facendo per mangiarlo, ma questo sì. Questo sì, questo è tutto. Però non sono in glomere per questo lei. Questo sì, è edera. Guardate come duro. Eccolo la regina. Questo un po' di mangiare non gli fa male. È peso sì, ma di mangiare. Vediamo. Facciamoli poche melle. La regina ce l'ha, non è grossa però. Questa lì si lascia tetta lì su. Andiamo con l'ultima. L'ultimo proprio, questo gliel'ho messo settimana scorsa. Poi si dà da mangiare questo e questo e poi il vado basta. E pulire i vassoi. Però si guarda, non mi piace tanto mettere tra questa, Vediamo un po'. Ora ci è rimasto da pulire i cassetti, vedere perlomeno se c'è dentro, se c'è della varroa. 1, 2, sì, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo se è ancora viva. Viva, non mi sembra di vederla. Mi sembra abbastanza smorta. Poi prende. E si pulisce. Ogni volta che facciamo il trattamento alla varroa, noi viene qui la mestichina e tutte le casse che hanno questo fondo. Vediamo anche questa. Poi qui si capisce un po' dove stanno dove sta la famiglia a lavorare. Loro stanno su qua, questo cerchio, questo è tutto glomerino. Questa varroa non mi sembra vedendo parecchio. Questa un micro mi sembra tarma e la cera. Ammazziamola. Che riparò la viva non mi sembra vedere. Poi volevo dire, lascio stare, che è un metodo super naturale, c'è, scusa, anche una struttura veloce.
vedi? Questa, quella che gli si dava da mangiare, si vede che parecchio stanno qui. Qua sono molto umidità. C'è qualcuno che dice di lasciarglielo anche aperto, così almeno c'è una reazione dentro la cassa, cioè l'umidità. L'umidità diciamo va via. Io ora vado via, lasciarlo aperto. Cioè se c'è l'umidità si dovrebbe anche. Allora, ora si fa fino in fondo. Tornato, finito, messo tutto a posto, l'ho fatto di prima. E questo è come noi trattiamo le api per lavarla. Questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo video, che sarà, non lo so, prossimo trattamento, boh. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Comunque vi chiedo di iscrivervi, lasciare like, condividete, link in descrizione, il nostro sito, TikTok, Facebook, tutto quello che volete. Io vi ripeto, sono Lorenzo Bucci e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!